padre così vicino, Anna non intendeva certo rinunciare. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con Valiant Hearts, riprendiamo da dove ci siamo lasciati con l'ultimo episodio. Sono una croce rossina. Ok, arrivano i nemici, via. Possiamo approfittare. Ah, devo stare comunque acquattato. Dietro i cespugli per non farmi beccare. Oddio, potrei usare anche il cane per distrarlo, però approfittiamo, diciamo, già della sua. Cosa c'è qui? Qualcosa da raccogliere? Sì. Statuetta della Vergine Maria e custodia. Addirittura custodia contenente una statuetta della Vergine Maria, ennesimo esempio di arte prodotta nelle trincee. Per sconfiggere la noia, i soldati trasformavano qualsiasi oggetto in un'opera d'arte. Munizioni inesplose, cartucce vuote, schegge venivano riconvertite in oggetti d'uso comune assai più pacifici. Ok. Andiamo. Attenzione perché lì dietro c'è uno. Un nemico acquattato. Lo dobbiamo salvare? Sì. Vediamo un attimo se ci rispara i quick time event. Sì, come sempre. Mamma mia, piano. Facciamo queste cose. Ok. Ok. Attenzione. Mamma mia. Sempre più difficile. Anche. Pinzettiamo. Ok, tolto il proiettile, perfetto. Va bene. Ah, ok, l'ha visto dall'altra parte. Noi siamo solo croce rossine. Aspetta, ma c'è qualcosa qui, no? Sembrava ci fosse una specie di zaino, magari ci aveva lasciato qualcosina. Ok, proseguiamo verso Zeppelin precipitato. Guardate comunque che figata anche questi. Il fuoco, come è fatto. Questi disegni fatti in questo modo. Vita e morte dello Zeppelin. Lo Zeppelin era già operativo allo scoppio del conflitto. Nel 1915 Londra subì più di 50 bombardamenti da dirigibili prima che il Royal Naval Air Service riuscisse a intervenire. Il punto debole dell'aerostato era ovviamente il riempimento a idrogeno, un gas più leggero dell'aria che dunque permette di alzarsi in volo, ma che è anche altamente infiammabile. Bastava una minima scintilla per trasformarlo in una palla di fuoco. Dei 92 Zeppelin utilizzati in guerra, 68 furono distrutti. Volti sfigurati. Alla fine della guerra il conto totale dei feriti aveva raggiunto la cifra di 20 milioni, circa il 70% di questi era stato colpito da schegge, mentre solo l'1% da baionette. Tra le menomazioni più frequenti c'era la perdita di mandibola, naso e occhi, ma i progressi nella chirurgia permisero di salvare e rattoppare molti feriti al volto e amputati. Tuttavia il loro reinserimento nella società fu estremamente complesso. Anche per il numero elevato, solo in Italia si contarono poco meno di 950.000 feriti. Ok. Probabilmente possiamo entrare anche qui, però andrei prima a vedere se c'è qualcosa qui. Infatti c'è una manovella. Aia. Aspetta, aspetta. Cagnolino, venga lei per favore. Anzi, vada lei direttamente. Io rimango qui a fare da contrappeso. Siamo un attimino pesanti. Venga, venga. Ok, perfetto. Grazie mille. Una carezzatina grande. Ok. E... ah, non avevo mica visto questo. Lettera di un soldato. 14.1.15. Cara Emma, ci stiamo ritirando. La posizione è indifendibile. Non temere, sono in buona salute, ma dovremo lasciare la bella città di Reims al nemico. Spero che a casa vada tutto bene e che i prigionieri di guerra vi stiano aiutando. Abbi cura dei nostri genitori. A presto, Siegfried. Ma non devo andare qui dietro? Devo mettere la manovella. Giustamente non l'ho mica visto. Che apriamo così la porta.
Magari potevo affacciarmi anche dall'altro lato per vedere se c'era qualcosa. Ok, dobbiamo fare un macello. Momento. Cosa abbiamo fatto? Allora, aspetta. Cosa facciamo qua? Ah, non possiamo tirarlo fuori. Beh, giustamente lo scartabelliamo se lo tiriamo fuori. Vado un attimo da quest'altro lato perché voglio vedere se c'è qualche collezionabile. Infatti, di solito quando... Pistola rotta, una pistola P8 rotta in dotazione all'artiglieria tedesca. La pista per Parabellum, nome con cui sono note le cartucce 9x19 mm. La parola Parabellum deriva dal motto latino Civis Pacem, Pacem Parabellum, che significa se vuoi la pace, preparati alla guerra. Bene, bene. Ok. Comunque questo gioco veramente è un'ottima sorpresa. Io preferisco di gran lunga questi titoli, cioè questo titolo della Ubisoft, ad altri che fa. Poi vabbè, non ai propri gusti, però sì, prendilo tu, grazie. Magari sì, ci sono giochi come Far Cry il terzo, perché il secondo era quello che era. Ok. Ma questi secondo me sono molto più belli di altri titoli che ci propina. Poi come i tuoi gusti sono gusti. Cioè preferirei vedere molti più esperimenti di questo genere rispetto alle solite menate sempre uguali a se stesse. Flèche, la flèche, penso, flechette, sono frecce in acciaio che venivano sganciate sulle trincee dagli aerei o dagli zeppelin. Data la velocità raggiunta e caduta e la violenza dell'impatto, le loro punte spesse erano in grado di perforare persino gli elmetti di metallo e il cranio dei soldati. Bene. Allora, non so se... No, non mi serve un aiuto, dovrei solo vedere di far esplodere, presumo. Aia. Aspetta, lo vado a riprendere. Non so se lo devo fare esplodere o se basta tirarcelo. Almeno non saprei se posso esplodere l'impatto comunque. Cazzo. Signorina, devo fare pratica con lancio di oggetti e bombe a mano eventualmente, perché qua sennò... Ok. Pensavo di dover regolare un po' la parabola in modo tale, invece no, proprio dritto per dritto. Va bene. Pensaci tu. Dai. Oh, ah no, ce l'ha fatta. Perfetto, posso scendere da qui? No. Vabbè, c'è la scala. Poco male. Vediamo un secondino, perché qua non... No, no, ok. No, no, torna qui. Era giusto per controllare se fosse la stessa strada. Eccoci. Aspetta, ti tiro... Non è vero. Ma è rimasto ancora incastrato? Non ho ben capito. Cioè, sta ancora incastrato là sotto. Scusate, eh. Ah, sta ancora incastrato. Vai. Io tiro qua. Ah, sì, era ancora incastrato. Pensavo l'avesse tirato fuori. Che cos'è? Cos'è un latte di scaccio? Va bene. Attenzione, qua sarà tosta il quick time, perché scommetto che questo sta messo un po' male. Vediamo. Calla. Calla. Scusi. Attenzione. Lo so, ogni tanto... Via con l'aereo. E quello precipitavo. Vai, vai a chiamare Mael e l'altro. Eccoci. Mamma mia, con che aggressività arriviamo noi col padellino. Ok, ok, ho capito. Bravo, bravo. Aspetta, c'è qualcosa? No, ok. Noi diamo sempre un'occhiata per i collezionabili, non si sa mai. Occhio. Attenzione.
Ci siamo giocati. Ah, fatto il giro, ok. Sicuramente là dietro ci sarà qualcosa. Ah, ci devo far andare il cane, scusa. Ah, perché uno deve andare da un lato e uno da un altro. Ci serve là. Ah no, adesso sto usando quello, ok, non. Allora aspetta, riusciamo a vederli entrambi. Tu vai là, io vado qua. Non è vero, ce la fa più il cane che noi. Ok. Era più sportiveggiante. No, aspetta. No, se n'è andato, c'era. Merda. Gli devo far recuperare la bottiglia, maledizione. Vabbè. Magari ci fa tornare da quest'altro lato. Ok. Vai col cane. Ok, ci ridà questo. Allora torniamo indietro perché c'era la bottiglia da recuperare, quindi. Ok. Soluzione disinfettante. I soldati bevevano direttamente l'acqua di fiumi e torrenti, che però spesso era infetta per via dei ratti e dei corpi in decomposizione. Pertanto erano in dotazione alcune soluzioni disinfettanti, anche se l'opzione migliore era bollire l'acqua prima di berla. Ok, proseguiamo allora. Qui in teoria dobbiamo stare appartati, perché se no ci. Prendimi quello, va. Grazie. Ma tipo glielo devo far esplodere, perché mi dispiace, fratello. Oddio. No. Scusi, me lo riprende un attimo che. Non ha funzionato benissimo, mi scusi, eh. Fai una cosa, prendine un altro. E portalo all'altro. Magari c'è qualcosa. Dai, dammelo a me, dammelo a me. Lo dia. Grazie. Sì, momento, provo a lanciarlo qui, presumo che. No, si è incastrato, maledizione. Momè, venga qui. Vieni qua, no. Vabbè, gli andiamo a dare una palancata sulle gengive quando si gira. Mi scusi, lo so, non volevo, ma dall'altro lato abbiamo avuto qualche difficoltà. No, qua mi serve il tipo. E allora scusa, là lo devo far saltare per forza. Momento, momento. Cagnolino, ne prenda un'altra. E la porti al buon uomo dall'altro lato, che qua. Lo dia. Proviamo qua, che ne so. Ma non esplode. Aspetta, proviamo il rimbalzo poderoso. Ok. Ci voleva un po' di rimbalzo, sì. Mamma mia. Qui c'è qualcosa. Scava, scava. Me lo dia. Anzi, no, no, portalo tu, portalo tu. Lo devi dare all'altro. Scusa. Io qua non posso fare niente, no? Ok. Andiamolo a portare ai mai. Vai. Grazie mille. Sì, sì, lei tenga la dinamite. Diciamo che non la sgranocchi troppo, sennò facciamo il botto. Ok. Grazie. Perfetto. Ah, lo fa andare là.
Ah, così rallento invece. Ok. Quindi dovrei mettere la dinamite là sopra, poi farla accendere dall'altro lato e poi farla riscendere. È possibile? Scusi, proviamo, non saprei proprio. Ci provo. Lungo. Aspetta, prendila tu per favore, che qua se no mi decapita la... Grazie. Eh no, però non so se questo... Venga un pochino più in qua, no, un po' meno. Ci riusciamo a farlo arrivare là sopra? Eh no. Allora aspetta. Facciamoli prendere fuoco. Devo riscendere così. Piano, piano. Ah cazzo. Un po' più in là. Un po' di meno, un po' più giù, un po' più in là. Vabbè, allora ditelo, eh. Veloce, veloce, veloce. Ok. Perfetto, non mi serve aiuto, avevamo capito che avevamo dei problemi proprio tecnici nel mettere in pratica la cosa. Ok, almeno abbiamo raggiunto il punto dove era signorina. Stiamo arrivando. Ah, non siamo noi, sono... La vittoria aveva un sapore amaro per Anna. Carl, gravemente ferito, si trovava in un campo di prigionia. Il padre di Anna era scomparso con il barone von Dorf ed Emil era sotto corte marziale per diserzione. Per il coraggio dimostrato a Reims, Emil ottenne la grazia e fu di nuovo libero. Libero di tornare al fronte. Febbraio 1916. L'inverno si era abbattuto sul fronte. Dopo essere rientrati nell'esercito, Emile e Freddy furono assegnati a Verdun per soffrire, come molti altri, i rigori dell'inverno. Quel mattino l'arrivo della posta risollevò gli animi, ma la lettera di Marie non recava buone nuove. A Saint-Mihiel il cibo era scarso. Le infezioni erano la norma e il numero dei morti aumentava. Eppure, in quel tetro frangente, un raggio di luce. Una foto del nipotino Victor. Dritto sulle gambe, a muovere i suoi primi passi. Ok, perfetto ragazzi, allora io direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio, ci vedremo con il prossimo appuntamento con Valiant Hearts. Come sempre io cercherò di rimettere la intro, diciamo la rimetto sempre un po' per fare un riepilogo di quello che è stato l'episodio precedente e quello che andremo a fare, quindi la rimetterò sempre questa parte iniziale nel video successivo. Comunque io vi ringrazio per aver seguito questo video, mi raccomando come sempre fatemi sapere la vostra, ditemi se vi sta piacendo, se potete condividete i video, questo titolo che veramente se lo merita, e dai, ci vediamo con il prossimo episodio. Un saluto a tutti da quel tale Ale.